Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non è ancora finita Nigeria e Islanda, gli ultimi minuti li seguiremo praticamente assieme in questo video. Risultato di 2-0 per la Nigeria ed è un risultato che va benissimo all'Argentina, perché questo risultato qua lascia all'Argentina, mamma mia, intanto gli islandesi, che bella patria, l'Islanda. E sono convinto che adesso l'Argentina avrà buone possibilità di qualificarsi, perché secondo me l'Argentina, se trova un attimo una quadra in attacco, due gol alla Nigeria li fa. La Nigeria è una squadra, come ho visto tutte le africane in questo mondiale, che parte a razzo, poi però gli ultimi minuti un po' soffre. Se non avesse trovato 2-0, secondo me sarebbe già, ma già se segnava il rigore l'Islanda, secondo me, che ha sbagliato il rigore. Partita che la Nigeria ha vinto atleticamente più che tatticamente, sta facendo una gran partita. Ripeto, sicuramente questo girone qua ha due certezze, la Croazia prima e che le altre tre si giocheranno al secondo posto, perché comunque l'Islanda battendo la Croazia potrebbe qualificarsi. La Nigeria facendo risultato con l'Argentina si qualificherebbe, l'Argentina battendo la Nigeria avrebbe buonissime possibilità, magari battendola con più di un gol di scarto. Insomma, è un girone sinceramente molto molto aperto. Intanto mancano 30 secondi, quindi sicuramente come posso dire, l'ultima giornata di questo girone probabilmente sarà una delle più avvincenti. Venendo un attimo alla partita del Brasile, non è che ci sia molto da dire, la partita del Brasile assomigliava molto alla partita del Brasile con la Svizzera, la differenza è che a Brasile stavolta gli è andata bene i minuti finali, ma a Brasile ancora che deve trovare una quadra di squadra che non ha, è troppo Neymar dipendente e Neymar è troppo tuffo dipendente, è un giocatore che io reputo, non è che l'antisportivo sia solo Sergio Ramos perché spacca i giocatori, l'antisportivo è anche gente come Neymar che si lancia come non lo so che cosa a prescindere. Attenzione alla Nigeria che è una buona chance, ci manca solo il terzo gol e l'Argentina andrà in festa completamente, e niente niente niente. Poteva fare un favore enorme all'Argentina perché avrebbe portato addirittura pari la differenza reti tra Argentina e Islanda, quindi niente, quindi tornando al discorso del Brasile, Tite sbaglia ancora sulla formazione, alla fine Douglas Costa è inutile che io su Juventino sono di parte, però è oggettivo che Douglas Costa ha cambiato il ritmo della partita e la differenza è finita 2-0 tra Nigeria e Islanda, come è finita 2-0 la partita del Brasile che ha vinto, ma fatto molta molta fatica. Il Brasile ha proprio vinto agli ultimi nelle minuti di recupero lungo, al sesto minuto di recupero è arrivato il 2-0 di Neymar, che come dicevo prima è un grandissimo giocatore, se pensasse più a giocare e meno a tuffarsi secondo me sarebbe nell'Olimpo dei più grandi al mondo, ma perde troppo tempo veramente a sceneggiate che non vanno bene, ma veramente antisportivo in questo modo qua. Per quanto riguarda poi il Brasile, attenzione, ma io dico anche l'Argentina, perché ragazzi, se l'Argentina passa questo turno che ha un piede sul bar, l'Argentina si è trovata ieri sera col baratro dell'eliminazione sicura. Se l'Islanda avesse vinto oggi, l'Argentina era fuori. L'Argentina è ancora in gioco. Se l'Argentina passa, attenzione, perché l'Argentina, i giocatori li ha. Se trova un minimo di quadra, l'Argentina diventa un outsider veramente insidioso per il mondiale. Quindi attenzione. Attenzione, che i funerali non si fanno mai quando manca il morto e non si vende mai la pelle dell'orso prima di averlo abbattuto. Quindi, e niente, comunque, questo è: Brasile è praticamente qualificato. Vediamo come va a finire Serbia. Chiaramente, una vittoria della Svizzera stasera con la Serbia creerebbe qualche fastidio al Brasile. Se dovesse vincere la Serbia, credo che il Brasile sia praticamente qualificato. E niente, quindi Brasile a un passo dal secondo turno, così insomma è sicura ormai anche la Croazia, ma questo si sapeva, la Croazia praticamente possiamo dirlo anche prima, e vediamo insomma come finirà l'ultima giornata, perché qua la curiosità di vedere chi passerà insieme alla Croazia in questo girone c'è. Argentina, Nigeria e Islanda sono tutte e tre in gioco. E ragazzi, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Ci sentiamo stasera perché commenterò il post Juve Inter finale degli under 16 maschili. Ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!